Facciamo un'altra citazione storica, ancora una volta dell'Assemblea Costituente. Stavolta citiamo un personaggio come Aldo Moro. Aldo Moro ci parlava della necessità nel 1947, durante le sedute della seconda sottocommissione, di disciplinare, coordinare, controllare a livello mondiale l'economia. Qualcuno oggi ci dice che questo è utopico, non è possibile farlo. Ma signori, oggi non è possibile per noi controllare l'economia. Oggi ci ricattano con lo spread, oggi ci ricattano con le crisi delle banche commerciali, semplicemente perché non abbiamo la nostra sovranità monetaria. Chi all'epoca in cui fu scritta la Costituzione voleva invece appoggiare i liberisti, e qui cito un certo Einaudi, diceva che la sovranità monetaria non doveva appartenere al popolo, perché secondo queste persone che odiavano già allora il paese, lo odiavano, il popolo era troppo stupido per avere la sovranità monetaria. Solo le élite potevano avere questa sovranità monetaria. Ma è evidente, faccio fare subito una riflessione, che visto che ogni legge che interviene nelle nostre vite comporta spesa, spesa pubblica, se lo Stato non ha la sovranità monetaria, il Parlamento non può legiferare se questi soldi non vengono dati da chi detiene la sovranità monetaria o recuperati dalle tasse. E allora il Parlamento, in uno Stato senza sovranità monetaria, ha ancora sovranità legislativa? Il Parlamento serve a qualcosa? Ecco, noi oggi non dovremmo essere qui in due fazioni a farci la guerra, a odiarci. Noi dovremmo unirci nel nome della lotta a questo crimine, a questa criminale ideologia liberista, che è stata già la causa di due guerre mondiali, e voi non lo sapete perché siete infarciti della vostra propaganda. Gli Stati Uniti d'America, durante la Seconda Guerra Mondiale, erano già sotto il totale controllo del potere economico. C'è stata una conferenza, poco prima della fine della guerra, a Bretton Woods, in cui si scontrarono due visioni del mondo. Da una parte la visione keynesiana, quella che noi sposiamo, quella sposata dalla Costituzione repubblicana, che mette la popolazione al centro e l'economia al servizio della politica. Un modello in cui gli stati avrebbero dovuto cooperare, non competere sulle esportazioni. Dall'altra c'era invece il disegno americano, quello del delegato White, con cui si impose il dominio della finanza direttamente in tutto il mondo. Un sistema che ha creato in un colpo solo il Fondo Monetario Internazionale, organizzazione criminale che strozza le nazioni, causando morti, miseria, contro tutti coloro che osano ribellarsi a questo ordine mondiale. Ecco, io sogno un'Italia oggi che possa tornare protagonista nel mondo, a disegnare una via, una strada. Gli Stati Uniti d'America e le altre cinque potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, che conservano il diritto di veto insieme alle Nazioni Unite, possono essere fermate solo se un grande paese come l'Italia, una grande forza produttiva, è in grado di far vedere al mondo che un'altra strada è possibile. Lo dovremmo fare alle Nazioni Unite, rimuovere il diritto di veto, chiedere espressamente di cambiare il sistema internazionale. Se tutti gli stati, qui forse vado un po' sul tecnico, ma già che la situazione si tranquillizza me lo posso permettere, visto che la gente può ascoltarmi con un po' più di calma. Voi pensate questo: se in tutto il mondo la ricchezza o la povertà di una nazione dipende esclusivamente e solo da quanto il paese è capace di esportare all'estero, dovreste subito capire che c'è un problema. Noi non esportiamo, non commerciamo con i marziani. Se un paese esporta, un altro paese dovrà importare. Quindi non possiamo combattere e competere in tutto il mondo per le esportazioni, perché altrimenti lottiamo semplicemente verso il basso, perché il modo per diventare più competitivi sui mercati è semplicemente abbassare i salari di quei lavoratori che purtroppo sono già allo stremo. Qual è allora il modello giusto? Il modello in cui uno Stato, ovviamente, produce per i propri cittadini, crea un'industria, un'economia per i propri cittadini, dove non si preoccupa di competere con gli altri. Questo è l'unico modello a cui dobbiamo aspirare, e non è utopia, perché il padre della macroeconomia, Keynes, l'aveva scritto, teorizzato a Bretton Woods. Non dobbiamo nemmeno studiarci, basta prenderlo e tirarlo fuori dai cassetti e chiedere di applicarlo. E questo modello sarebbe accettato da un gran numero di nazioni.
ma hanno bisogno di qualcuno che si faccia avanti. Ecco, Casa Pound sogna oggi un'Italia protagonista nella storia, non un'Italia che va a rimorchio di una situazione che, ve lo dico francamente, siete liberi di fare gli scongiuri, ma porterà alla catastrofe. Perché se continuiamo con le politiche di interconnessione economica, continuiamo con le politiche di battaglia sui salari, continuiamo con queste azioni, alla fine purtroppo arriveremo alla guerra. E ci arriveremo perché non abbiamo capito prima quello che dovevamo fare. Un monito di nuovo può arrivarci dalla storia. Il massimo livello di interconnessione economica tra le nazioni c'è stato prima dell'inizio del primo conflitto mondiale. Questi concetti, sicuramente più tecnici, devono essere approfonditi. Casa Pound ha uno spessore, una casa editrice con cui collabora e con cui ci sono libri che potete leggere, su cui potete studiare questi aspetti per approfondirli, perché alla fine la politica deve essere fatta con competenza, deve essere fatta con competenza, con cognizione e con visione. Uno statista non pensa mai ai prossimi 5 minuti, ma ai prossimi 2 secoli. Oggi tutto questo non avviene. E ora vi ringrazio davvero, devo per forza di cose scappare. Grazie.